Tamane Accarini, Palermo, Isola delle Femmine, Capaci, Terrasini, Borgetto, Enna e Finale Emilia, in provincia di Modena, i carabinieri della compagnia di Carini hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo. Sulla base delle risultanze investigative raccolte nel corso di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Palermo, nei confronti di 22 soggetti, 8 in carcere, 9 agli arresti domiciliari, 5 all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, nei cui confronti sono state attribuite a vario titolo responsabilità penali in ordine alle ipotesi di reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, di spaccio e di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L'indagine ha preso il via nel luglio 2018, quando ignoti, in due diverse circostanze, hanno ferito due cavalli, di cui uno in modo mortale, all'interno di una stalla ubicata a Torretta. Il gesto criminale, fin dalle prime ricostruzioni investigative, è parso subito riconducibile a controversie connesse al traffico di stupefacenti, insorte tra soggetti nella zona di Carini. L'attività investigativa condotta ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza circa l'esistenza di due distinti sodalizi criminali riconducibili ai proprietari dei due equini feriti, dei alla cessione, all'acquisto, trasporto, commercio, vendita e illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana e hashish nei comuni di Carini, Isola delle Femmine, Capaci, Cinisi e Terrasini.